Bentornati a Senza Titolo. Oggi si racconta ai nostri microfoni intanto un caro amico, un collega che ha un carattere particolare, ha avuto incarichi importanti, anche oggi ha un incarico importante, ma è una delle persone più buone e semplici che io abbia mai conosciuto, perché tra l'altro viene da una zona interna che ama moltissimo e per la quale si batte da sempre e che racconta da sempre anche come giornalista. Lo saluto, lo ringrazio, l'abbraccio, è Filippo Lucci, che oggi è presidente del COPE. Grazie di questo invito e complimenti anche per questa stagione, per questa tua trasmissione, perché veramente riesci a mettere a nudo le persone, a farle sentire a proprio agio, e questo è importante per una giornalista, ma anche per chi viene raccontato. Raccontare te è facile perché ti conosco veramente da ragazzino, tu sei un po' più piccolo di me, il tuo papà è un nostro collega, un cameraman, il tuo papà è tutto, è un giornalista, è un cameraman, è titolare di una rete, di una televisione, e ci ha più o meno insegnato il mestiere a tutti, insieme a Vincenzo Angelico, e mi piace ricordarlo prima di cominciare a parlare nello specifico di te. Sì, due maestri, ancora adesso per me, lo fa. Due maestri, in particolar modo mi piace salutare Vincenzo Angelico, che è veramente un grande, un pioniere della televisione locale, gli vogliamo bene, gli devo tanto, e a mio papà, che è stato non solo maestro e padre esemplare, eccezionale, ma anche per la grande pazienza che ha avuto con me, perché io all'inizio in realtà avevo, diciamo, altri percorsi da dover esplorare, e lui mi ha portato sempre sulla dritta via con quell'eleganza che solo le persone delle aree interne, delle aree montane, collinari, riescono ad avere, perché hanno una grande forza ma anche una grande delicatezza. Anche perché i tuoi genitori, immagino, insomma, tu vieni da una famiglia agiata, no? Avreste potuto anche scegliere di vivere in città, lasciare Bisenti, che è il tuo paese, e venire a vivere a Teramo, in una qualunque città dell'Abruzzo. Invece i tuoi hanno scelto di lavorare, di vivere lì, e voi, che siete tre figli, siete legatissimi a Bisenti, sì, anche molto, se tu adesso vivi a Teramo. Molto legati. I miei genitori, in realtà, appena sposati, comprarono un immobile a Pescara, e quindi si volevano spostare anche per farci fare le scuole in comodità, le scuole come superiori. Come hanno fatto i miei. Ci siamo spostati a Teramo per renderci la vita più comoda. Però non ci sono riusciti, nel senso che hanno deciso fortemente di rimanere a Bisenti, e anche se mia mamma veniva da un'altra realtà, era umbra, quindi non conosceva bene quel territorio, quel paese, quelle persone, si è adattata in un primo momento, ma poi ha scelto come suo luogo, ha scelto proprio di vivere lì, in quella comunità dove si è ambientata molto bene. E per me sicuramente è un punto di grande forza, perché io ho girato il mondo, lo posso dire, ho viaggiato tantissimo, ma le radici danno una forza e anche una consapevolezza delle cose del mondo che altre personalità, altri amici che ho incontrato nel corso della vita, che vengono anche dalle grandi città, a volte non hanno. E tu sei sempre rimasto legato, adesso, come diciamo, vivi a Teramo, però sei nato a Teramo comunque. Ad Atri, all'ospedale di Atri, certo, voi avete per vicinanza territoriale più facile Atri, però sei cresciuto a Bisenti insieme a tuo fratello e a tua sorella, tanto tu hai una sorella che è più piccola di te, adesso è cresciuta, però me la ricordo quando ci siamo conosciuti, era proprio piccola. È arrivata dopo 11 anni, quindi è stata proprio la gioia della famiglia, poi era una femmina, perché mia mamma e mio padre avevano avuto due bambini, due maschi, e quindi quando è arrivata la femmina era proprio la soddisfazione più grande. Con qualche problema di salute iniziale, anche importante, perché abbiamo vissuto un periodo a Genova proprio per una sua operazione, però poi, diciamo, come dire, la famiglia cresciuta è una famiglia importante, perché tre figli ti consentono anche di fare poi tante esperienze, di sentirsi più forti, collegati tra loro. Loro mi hanno sempre poi sostenuto, aiutato. Io dico sempre che sono il più negativo dei tre, nel senso il più cattivo dei tre, tanto sono buoni i miei fratelli. E più ambizioso, mentre loro più legati alle cose semplici, più legati ai miei genitori, alla comunità, al paese. Io lo sono allo stesso modo, però con un'altra intraprendenza, che forse proprio mio papà mi ha trasferito. Mia mamma rigida per le regole, per l'onestà, per la correttezza, per la famiglia e per la religione, una donna di grande fede. Mio papà invece più effervescente, più concreto nelle
le cose da fare, negli obiettivi da raggiungere. Io sono forse un giusto mix. Un mix tra i due. All'ambizione, guarda, partiamo da questa cosa che ti hai confessato. Ambizioso in senso anche positivo, voglio dire, perché non hai mai fatto del male a nessuno, che a volte, insomma, che interpreta in maniera negativa l'ambizione può fare dei danni molto grossi. Invece una sana ambizione è anche giusta e legittima, ci vuole anche se uno vuole arrivare, vuole avere una vita soddisfacente. Da ragazzino com'era Filippo Lucci? Era ambizioso, era un ragazzino buono, un ragazzino vivace? Ho vissuto tante fasi, sono stato molto timido e conservo ancora questa timidezza. E infatti te lo volevo dire, secondo me non l'hai persa del tutto. Conservo un po' questa timidezza, questo rossore alle guance, questo porsi in un certo modo, anche di, a volte mettersi in seconda fila, in terza fila, ma è servito e mi serve ancora anche per tenere sempre i piedi per terra, perché qualche volta anche le esperienze fatte, gli incarichi avuti ti fanno un po' perdere il senso delle cose importanti della vita. E allora questo carattere così un po' di timidezza proprio profonda l'ho conservato. Però in alcuni periodi della vita sono stato anche sfrontato, anche maleducato, intorno ai 13 anni, quelle fasi di confusione. Quando si entra nell'adolescenza, che anche un po' prepotenti. Ho vissuto anch'io e le ricordo anche come traumatiche, brutte, negative. Poi invece, come dire, a un certo punto si sceglie un percorso e forse la cosa che mi ha aiutato di più a 16 anni è di cominciare a viaggiare proprio. Ho fatto una bellissima vacanza studio a Londra di un mese e mezzo. I tuoi genitori hanno sempre assecondato la tua voglia di crescere, di fare esperienze nuove. Mi hanno spinto sempre a viaggiare, anche loro mi hanno sempre portato in giro. Non ti hanno trattenuto a bisogno. Mai con le regole rigide, con gli orari rigidi, mi hanno sempre responsabilizzato in questo. E poi ecco, questa vacanza a Londra è stata proprio un punto di cambiamento importante e poi sono andato subito dopo in Giappone qualche mese, poi sono andato negli Stati Uniti. A 16 anni? A 18 anni, 16 a Londra, ecco. E 17 in Giappone. Da solo, no? Con un gruppo sono studio. Andato solo in Giappone perché avevo conosciuto una ragazza a Londra, Yayoi, una ragazza bellissima. Hai seguito l'amore? E sono andato da lei. Sì. A 17 anni a casa addirittura. Sua, sì. Dunque anche determinato e anche da giovane, insomma, sì, sapevi sì, esattamente sì, sì, quello. Sì. Avevi pure coraggio, è stato dire, coraggioso. Perché Londra come è quasi casa. Sì. E il Giappone già è un altro mondo. Un altro mondo, bella esperienza, però l'ho sempre raccontata con orgoglio. Scusa se mi impiccio degli affari tuoi, sì. Ma questa storia con questa giapponese è finita dopo quanto tempo? Era È finita subito, diciamo, come quando sono partito era finita. Mi ricordo che mio papà, quando rispondeva al telefono a Bisenti, diceva c'è una persona che parla ma non capisco cosa dice. E, scusa, ma tu in che lingua parlavi? No, parlavo un inglese, diciamo, un po'. Lei parla, ovviamente, noi siamo lei era molto più brava di me ed eravamo in un college a Londra quando studiavamo insieme, insieme a tanti altri ragazzi abruzzesi, ma non teramani perché erano tutti pescaresi, perché noi come Vallata del Fino gravitiamo un po' più sul pescara. Pescara. Sì. E vabbè, poi inizia la... Tu che studi hai fatto? Io ho fatto, allora prima ho cercato di diventare professionista come giornalista e ci sono riuscito, poi mi sono laureato in scienze della comunicazione, prima la triennale e poi ho fatto la magistrale e lo dico anche con successo perché mi sono laureato con 110 lode. Complimenti. Ed è stato una grande soddisfazione perché ci tenevano molti i miei genitori, io finissi gli studi, in realtà all'inizio mi ero un po' distratto perché questa cosa del giornalista mi aveva proprio preso nell'anima. Guarda qua, ecco. Alla mia tenera età ancora sto qui dopo 30 anni. Ero proprio impazzito per questo lavoro. È vero che è un mestiere che ti ruba l'anima, ti ruba in senso positivo la vita. Perché forse noi ci dedichiamo anima e corpo a questo mestiere. È una delle facciamo. Cose che mi manca di più forse della mia quotidianità, perché raccontare le cose del mondo, viaggiare, vivere proprio la quotidianità del lavoro è veramente bello, con tanti aspetti negativi, con tante delusioni, no? Ma che sono di tutti i lavori, però questo ti consente di guardare le cose del mondo e di vivere la cronaca quotidiana, i fatti, le persone. Ma il contatto con la gente, conoscere persone, veramente un mestiere molto bello, sacrificato molto bene. Sono stati per me anni importanti, 20 anni di lavoro, poi ho fatto veramente la gavetta, perché mi piace sottolinearlo qui,
bisogna dire la verità, e io dico quello che penso di me, pregi e difetti. I miei primi 15 anni sono stati veramente duri. Una strada in salita porta sempre ad una meta, mi diceva Vincenzo Angelico. Grande io quella Vincenzo. Strada in salita l'ho fatta tutta, perché intanto mi sentivo inadeguato, stavamo a Bisenti, e quindi per raggiungere il capoluogo, poi l'esperienza con Antenna 10 ci costringeva ogni giorno a venire a Teramo, fare la battere il territorio e tornare. Poi tornare lì a montare i servizi. Anche perché gli strumenti che abbiamo adesso, che ci semplificano la vita, non c'erano. Non esistevano. Tu dovevi tornare con la cassetta, dovevi montare. Ho lavorato almeno 10 anni gratuitamente, quindi veramente mio padre ha investito su di me, su questo lavoro, su questa passione. Non avrei potuto fare, non avrei potuto continuare, non avrei potuto imparare, e di questo lavoro ho fatto tutto, dal cameraman al giornalista al tecnico che saliva su Monte Conero a riattivare i ripetitori di Mediaset per un grande tecnico che era nella Vallata del Fino, che era Ranieri, e una grande nevicata col Bobcat ad andare lì per riaccendere i ripetitori. Ma poi ho fatto anche il presidente del Corecom, quindi ho governato questo processo, ho fatto l'autority per le comunicazioni, il presidente nazionale. Di questo settore veramente ho fatto tutto quello che era possibile fare. Cioè dal gradino più basso dal primo all'ultimo, e dall'ultimo al primo, ma sempre con grande orgoglio, onestà, soddisfazione. Cioè anche quando ho fatto, ripeto, dietro la telecamera è più difficile stare a volte, se non si ha proprio quella predisposizione, no? E anche perché il giornalista spesso si sente superiore, si sente arrivato, si sente la personalità di successo, quindi tu che lo devi servire, tra virgolette, sei anche un po' in una posizione differente. Ecco, io ero soddisfatto anche lì, perché vivevo questo lavoro, e penso che tanti tecnici, come quelli che stiamo vivendo oggi in questa trasmissione, la fanno sempre non solo con grande orgoglio, ma anche a testa alta. Che beh, noi abbiamo forse uno dei tecnici più longevi dietro alle telecamere, la fortuna di avere Giancarlo Rapagna, che ringrazio sempre quando lo citiamo, perché questa trasmissione, che a noi piace moltissimo perché ci piace raccontare i fatti degli altri, ci piace raccontare gli amici come nel caso di Filippo, però è una trasmissione bella perché la gente si racconta, ed è bella proprio perché abbiamo Giancarlo. Io ho fatto Giancarlo se lo ricorderà forse, ho fatto il consiglio comunale come a riprendere le sedute del primo Sperandio, che duravano fino alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, dovevo tornare a Bisenti, dovevo staccare tutto, ricaricare, e le abbiamo fatti veramente qualche volta. Tanto, devo dire che si chiama ancora così la TV di tuo padre. All'inizio qualche consigliere ci dava anche qualche rimborso, per me era oro, perché prendere 50.000 lire allora era tanto, e quindi piccole soddisfazioni che non erano tanto il discorso economico quanto il riconoscimento dell'ufficialità di quello che stavi facendo. Cioè tu stai facendo una cosa preziosa per noi, ti voglio gratificare. Esatto. Bello, questo riconoscimento. Poi ho diretto anche tanti giornali locali. Ricordiamoli. Sicuramente quello più importante è il Fino, perché nasceva in un territorio che non aveva organi di informazione, ancora oggi ha difficoltà a comunicare all'esterno e all'interno tra i paesi facenti parte. È stata un'esperienza bellissima che continua adesso con un'altra collega, ed è durata per la mia direzione oltre 10 anni, quindi fondarlo, crearlo e farlo camminare, farlo esistere è stato importante. Ma poi anche Teramani, qui a Teramo con Giancarlo Puritani. Ed è che stata ricordiamo una sfida. Con grande affetto, perché anche lui ha lasciato un bel segno nel mondo dell'editoria locale. Ed è stata per me anche una sfida personale, perché poi non sono mancati in quel periodo gli attacchi violentissimi. Io non ero abituato, perché ero considerato un ragazzo di provincia, di poi campagna, più che di provincia, proprio volte. Di campagna. E quindi non ero un pericolo per i colleghi. Ero uno che stava lì, faceva il suo lavoro, si sbatteva dalla mattina alla sera, ma tanto tornava a Bisenti, non era un pericolo. Quando sono diventato direttore di quel giornale, di quella testata, c'è stata proprio un'aggressione da parte dei colleghi, è stato un momento molto difficile per me, ma mi ha consentito di capire che a volte a brigante bisogna essere brigante e mezzo, o assolutamente come dire, non considerare, oppure essere anche un po' più cattivi se possibile, cattivi ovviamente non facendo del male, ma riuscendo ad essere distaccati e lucidi nelle decisioni da assumere. A volte è difficile quando ti attaccano in maniera diretta e violenta, e gratuita, perché essere attaccati in maniera gratuita è veramente Io non avevo fatto niente, ero stato solo chiamato a fare il direttore di una testata, con un bel progetto che poi è durato tanti anni. A proposito di attacchi gratuiti, di cattiverie,
Ti voglio fare una domanda. Tu sei stato una sorta di, tra virgolette, figlioccio di un uomo politico tra i più influenti e potenti di questo territorio, del territorio della provincia di Terni, ma anche dell'Abruzzo, insomma, ed è Rocco Salini. Ti ha cresciuto, tra virgolette, nel senso che tu hai sempre avuto una grande amicizia, una grande stima, e lui aveva un grande affetto, una grande stima nei tuoi confronti. Cosa ti ha dato quest'uomo e soprattutto se ti ha ferito e ti ferisce ancora qualcuno che ancora continua a dire Filippo Lucci, se ha fatto la carriera, il percorso che ha fatto lo deve a Rocco Salini perché era un raccomandato. Ecco. Sì, ma lo dico oggi con una grande consapevolezza che quello che ha fatto lui per me è straordinario. Ho sbagliato a dire una sorta di figlioccio, no, perché lui ti considerava come uno di famiglia. Assolutamente. Il senatore è stato per me un punto di riferimento fondamentale, intanto perché ha creduto in me sempre e non aveva ragioni. Cioè, i raccomandati sono quelli che non hanno il merito di ricoprire una posizione e la ricoprono lo stesso, con faccia tosta, con arroganza. Io, a me Salini non mi ha mai nominato in nulla, io non ho avuto mai un incarico pubblico con Salini potente. Salini mi sceglieva per moderare i suoi eventi, per presentare le sue... Tra l'altro venite dallo stesso territorio, sì, ci poteva anche era quello stare il collegamento, cosa, era quello, sì. Era la Vallata del Fino, io c'avevo il giornale, mi ricordo che lui ci teneva anche a questo strumento per la Vallata, quindi non mi ha mai dato grande soddisfazione in termini né di complimenti pubblici, né di complimenti privati e né di incarichi. Mi ha fatto capire un po' come funzionavano le cose nell'ambiente della politica. E ricordo, però oggi devo dire questo perché lo ringrazio, perché negli anni molte persone si sono avvicinate a me e mi hanno detto: Salini mi parlava bene di te, diceva lui che era una persona buona e grande, di grande competenza. Io questo non l'avevo saputo, non avevo capito allora che lui potesse parlare di me ad altri, e l'ho scoperto, mi sono commosso più di un'occasione quando, dopo, perché lui con me è stato sempre molto rigido. E mi diceva sempre: devi trovare un posto fisso perché non vuoi andare a lavorare alla ASL, perché lui aveva un potere, allora poteva farlo. Io mi sono sentito sempre tranquillo perché sapevo che se avessi avuto mai nella vita bisogno davvero di un lavoro, sarei andato da lui e mi avrebbe aiutato. E quindi forse questa è la sicurezza più grande che mi ha dato, far capire che bisogna lavorare tanto, svegliarsi presto, ascoltare le persone, anche quelle più umili, e poi avere anche un po' di ambizione, perché Salini lo era. Quando gestiva il potere lo gestiva lui, era lui che decideva, aveva la responsabilità, la forza, il coraggio di decidere sempre. Però mi ricordo anche una volta andammo, era una campagna elettorale la sua al Senato, difficile perché aveva avuto un trionfo alle regionali, aveva preso 13.000 voti, però un ricorso lo poneva fuori dalla regione e dovette andare in Senato, ma lui voleva stare sul territorio regionale perché era un uomo del territorio. La regione, per il ruolo che ha ricoperto in passato, la conosceva, esatto, benissimo. Facemmo chilometri e chilometri un giorno, ma veramente centinaia di incontri, e verso le 11 di sera ci trovammo a sconfinare nella regione Marche. E io dissi: Presidente, siamo nelle Marche, forse ha sbagliato perché questi non votano, questi eravamo in una piccola aziendina. E lui mi disse: Filippo, non votano ma parleranno di noi agli abruzzesi bene, e non ce ne dobbiamo dimenticare di questa gente che ha bisogno e che ci chiede aiuto anche in questo momento. Guarda, mi fece sorridere in quel momento perché dissi: questo è pazzo, è completamente folle, no? Alle 11 di sera, dopo aver fatto migliaia poi di incontri. Poi aveva, già quando si candidò al Senato, già aveva la sua età, sì, non era sua più età, esatto, giovanissimo. No, insomma, devo dire che per me il Presidente Salini è stato un uomo importante nella vita. E ripeto, oggi dico lo dico con orgoglio, perché all'inizio effettivamente mi vergognavo un po', perché i colleghi per gettare fango dicevano: sì, tu c'hai Salini, ma poi mi hanno sempre etichettato con qualcuno, mi hanno voluto etichettare. A proposito, te la posso fare un'altra domanda, così sì. Il capitolo raccomandazione ce lo liberiamo su. Oltre a Salini, tu hai anche, in questo caso però è proprio tua zia, hai una zia, anche in questo caso mi permetto di dire molto potente, perché ha lavorato in un posto, Sì. Non so se lavora ancora, se è in pensione, però, una donna da tanti anni. Che è stata dentro un ministero. È stato direttore generale a Palazzo Chigi, quindi uno dei numeri uno in Italia per quanto riguarda il governo. Che io sappia, stimatissima, apprezzatissima, sì. A tutti i politici che sono passati in quel settore, per cui una donna che
insomma, per il ruolo che ha avuto, ha gestito anche lei un gran bel potere. E chi non ti accosta a Salini come il raccomandato di Salini, ti accosta alla zia come il raccomandato della zia. Certo, così certo. Qua capitolo raccomandazione. Bellissimo, ma il problema è questo, che mia zia era lì già prima che Salini tornasse a fare politica attiva. Allora bisogna anche scegliere quale chi mi ha raccomandato chi era, e soprattutto dove. Dove io ho avuto due incarichi importanti nella mia vita, importanti perché diciamo sono stati pubblici e quindi c'è qualcuno che ti sceglie, la politica che ti sceglie a farli, il Coregom e il Consorzio Punto Europa. E cioè in teoria tua zia ti avrebbe potuto raccomandare ovunque, se, sì. Cioè voglio dire, magari sono un giornalista Rai, magari potevi insomma, essere... come dire, il termine raccomandato è un termine molto forte, allora però devo essere forte. Però sai che qualcuno sì, lo sì, dice, sì. No? Io non devo è che ti riporto forte, una devo cosa essere che forte penso altrettanto. Quando sono andato al Corecom era un ente sconosciuto, è vero. Inutile, un carrozzone della peggiore politica, e dove il presidente guadagnava 1000 euro al mese, quindi meno di un qualsiasi professionista, di un qualsiasi il mio ultimo collaboratore al Corecom prendeva più del presidente, quindi non era né un ruolo di potere, né di prestigio e né di successo economico. Io ho consentito a questo ente, grazie a una squadra e tanta passione di farlo diventare un riferimento utile, concreto, forte, tant'è che l'Abruzzo, in tutte le regioni italiane mi hanno scelto a guidare questo sistema in Italia. Ti ha dato più di una volta, vero, il più di una volta. Io sono stato eletto per la prima volta da 16 regioni italiane, la seconda volta all'unanimità da tutte le regioni italiane, e devo dire che non c'è un collega giornalista o un editore in Italia che non riconosca questo lavoro straordinario che abbiamo fatto in quegli anni e che oggi vede anche qualche difficoltà. Io poi non ne ho mai più parlato del Corecom, perché quando si chiude una pagina bisogna anche essere corretti e non commentare chi arriva dopo, però devo dire che si vede la differenza. Sì, in effetti un po' non ne e sentiamo il COPE più è, diciamo, una sfida altrettanto complessa. Ah, tra l'altro voglio dire che Filippo ci ospita mentre registriamo questa trasmissione, esatto. Proprio nella sede del COPE di Teramo, che si trova in Piazza Garibaldi, una bella sede. Assolutamente. Ed è una bella sfida anche questa, anche per questa te. Molto molto complessa, molto complessa. Hai fatto il punto della situazione, io penso bei che progetti, bisogna bei soldi. No, ma voglio dire, essere raccomandati a stare al COPE è difficile, ripeto, un ente che aveva difficoltà di carattere di bilancio, di relazioni, parliamo di tutti gli enti del consorzio che avevano deciso di smettere le quote, quindi di uscire, il consorzio era praticamente alla chiusura, se non ci fosse stato uno scatto proprio di orgoglio e di lavoro di tutta la struttura, che poi ragazzi bravissimi, professionisti di altissima qualità, però l'abbiamo fatto noi. Cioè oggi, se il consorzio ha cresciuto i soci, il fatturato del 700%, i progetti che stiamo gestendo per 170 milioni di euro, se una serie di istituzioni in Italia scelgono il consorzio per lavorare, vuol dire che qualcosa l'abbiamo fatto. E questo è motivo, è frutto solo del lavoro. Il lavoro E anche ti svegli la mattina per lavorare? No, io non mi sveglio prestissimo, mi sveglio alle 7, però lavoro fino a tarda notte, preferisco lavorare la sera, questo è da sempre, però voglio dire, io quando scelgo un ruolo lo scelgo fino in fondo e prendo pregi, meriti e difetti, problemi di quella struttura come se fosse mia, forse anche un limite, perché avrei potuto scegliere di più e meglio nella vita, ho avuto tantissime occasioni poi a proposito di tante persone che mi hanno aiutato, non oltre Salini, ma tante personalità che mi hanno conosciuto e mi hanno scelto, e avrei potuto fare qualsiasi cosa. Le cose che ho fatto è perché ho sempre pensato che in quel momento fossero le migliori per me, e anche difficili, ma le migliori per me, e quindi questo è il grande orgoglio che porto, dei risultati, perché alla fine parlano i fatti, e quindi gli altri ti diranno sempre male, vorranno sempre, ovviamente una parte della comunità, no? Dei cittadini, dei colleghi, devono per forza trovare una giustificazione, un qualcosa di negativo, soprattutto perché c'è tanta invidia, però a parte non ho mai risposto e non ho cercato mai negli altri le cose negative, ho cercato le cose positive e ho dimenticato spesso anche il male che mi hanno fatto, e io ho cercato dimentichi, di non farlo, vero, ho cercato sempre di non farlo, sbaglio in tante occasioni, ho tanti limiti, però ho sempre cercato, ma forse perché proprio
fa parte di me, non è che non sono costruito in questo, non ci riesco a fare cose che non sono positive. E c'è un'altra persona nella vita di Filippo Lucci molto importante che lo ha scelto anche come erede morale, no? Erede Sì. di una missione importante in Africa, che è Don Enzo Chiarini. Anche lui è stato come un padre, come un familiare Sì. per te. Don Enzo è stato per questo periodo che abbiamo vissuto insieme, 15 anni, veramente tutto in quel periodo. E mi sono totalmente innamorato del suo modo di essere, del suo carattere, del suo impegno in Africa, della sua semplicità di approccio con la gente, nel voler davvero aiutare gli ultimi. E Don Enzo mi ha insegnato tutto, forse è stato quello che più mi ha raccomandato nella vita, perché è stato veramente mi portava con grande orgoglio dappertutto, in tutte le cene, e mi ha scelto non solo per continuare questa sua missione, quindi questo impegno sotto il profilo morale, proprio lo porto con me e lo sento forte, ma anche con Ha l'impegno lasciato tutto materiale, tutto il a te. patrimonio suo personale, le case, famose case di San Pietro Bellissime. in Burundi, è un patrimonio che oggi noi destineremo proprio a un'associazione per continuare questo suo impegno e per far sì che questo patrimonio non sia intestato a noi personalmente, ma che sia a disposizione di chi ha bisogno. Oggi quelle case ospitano per esempio delle ragazze e delle famiglie ucraine. E quindi abbiamo potuto fare questo gesto grazie a Don Enzo, ma anche grazie alla continuità che abbiamo dato a questo impegno Era un uomo dell'associazione da veramente Padù. buono, Ci con un sono. carattere particolare, Sì, simpatico, ma buono. Buon rivoluzionario. sì, sicuramente rivoluzionario nei modi, ma nei tempi, perché lui era un visionario, quindi riusciva a vedere le cose prima degli altri, e quindi chi viveva con lui a volte rimaneva un po' spiazzato dal suo modo di essere, dai suoi progetti, dal suo modo di fare. Era un reverendo irriverente, io dico, perché pure dentro la È chiesa non era vero. amato tantissimo, perché era Con qualche contro, vescovo si è sì, contro scontrato l'apparato fortemente. ecclesiastico, era contro il potere dentro la chiesa, contro i soldi a tutti i costi, nonostante era un frate cercatano, io dico, chiedeva sempre a tutti. Però poi abbiamo visto che sul suo conto corrente non c'erano grandi risorse, c'erano i soldi necessari per fare un funerale e per gestire questa fase di transizione, perché tutto quello che aveva lui l'ha destinato, anche la sua vita, è morto in Burundi, a questa parte del mondo, il centro Tu sei Africa, stato in la Burundi? regione dei Grandi Laghi. Da quando ho conosciuto Don Enzo sono andato tutti gli anni, per 10 anni, in Burundi, e sono stato lì nelle mie vacanze, i miei periodi di tranquillità, ma anche di impegno civile proprio nell'organizzare la missione, nel fare progetti, tanti progetti, l'ospedale, l'acquedotto, la chiesa che lui ha realizzato, meravigliosa, a 2300 metri di Cosa altitudine. ti riporti dal Burundi quando torni dal Burundi? Ma una grande pace interiore, un grande entusiasmo, una grande serenità. Poi tutti quelli che ho portato con me negli anni successivi sono tutti veramente cambiati come Continui ad persone. andare dalla morte di Ad Don Enzo? adesso non sono potuto andare nell'ultimo anno perché non mi hanno dato il visto per un'intervista che ho fatto al direttore della radio pubblica africana. Però spero di poter riallacciare immediatamente i Ah, rapporti ti con hanno censurato l'ambasciatore. di Non mi fatto. hanno voluto, non mi hanno voluto dare il Perché? visto. Che cosa avresti detto di tanto grato? Era un direttore della radio pubblica africana molto contestato dal governo del Burundi, e quindi insomma non ha fatto piacere questa intervista, che poi è stata mandata in onda anche dalla BBC, quindi era un'intervista molto particolare. E mi dispiace di questo, però ho già incontrato l'ambasciatrice, probabilmente troveremo una formula per tornare a fare quello che mi piace fare. In realtà il Burundi mi ha dato molto di più di quello che io ho dato alla missione, all'impegno civile. Mantieni contatti e amicizie con. Tantissime, sì, tantissimi giù in Burundi, tantissime famiglie, persone, autorità del luogo, ma anche tante persone che sono venute poi qui in Italia a studiare, che sono diventate simbolo proprio della missione e dell'impegno di Don Enzo, che è stato attaccato anche su questo. Perché le ragazze che sono venute in alcune occasioni sono state definite anche prostitute, venute qui no, a gestire le cose in maniera negativa. Poi in realtà chi le ha vissute sa che sono ragazze semplicissime, di buona famiglia, ma soprattutto venute a studiare e che si stanno realizzando nello Beh, studio.
si è laureata, non ricordo adesso il nome, c'eravamo anche noi alla laurea. Una... Sì, Nadia. Nadia. Nadia, che è stata veramente un bel esempio, ma anche Ingrid, tante ragazze, Deva, tante ragazze che sono venute a studiare. Ma l'esperienza in Burundi è un'esperienza che davvero ti cambia la vita, non perché vedi le cose, diciamo, alcune organizzazioni della vita che sono difficili, perché non c'è luce, non c'è acqua potabile dentro casa, no? Nelle missioni in alta montagna ci sono ancora le capanne, ma perché ti rendi conto che le persone insieme, senza titoli, senza soldi, senza, sono una grande forza. In qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi luogo, la vita è degna di essere vissuta. E allora noi che ci lamentiamo tanto non è il benessere che viviamo, perché abbiamo tanti comfort, ma ci lamentiamo anche dei rapporti personali, dei rapporti con i genitori, ci lamentiamo della scuola, di tante cose che in realtà sono per loro punti di forza, e questo ti rafforza anche il fatto che bisogna a volte essere soddisfatti delle cose che viviamo, che abbiamo quotidianamente. Allora, Filippo Lucci, lo abbiamo raccontato, uomo visto dall'esterno come uomo di potere, qualcuno pensa che sia raccomandato, ma ci ha chiarito i suoi rapporti con Rocco Salini e la sua zia, che poi tra l'altro è tua zia, vuol dire, cioè qualunque zio, se potesse, aiuterebbe un nipote, no? Questo sì, è pure, sta nella logica proprio della vita e del mondo. Però Filippo Lucci, come diceva in apertura di questa trasmissione, c'ha una bella sensibilità, io lo conosco bene veramente quando era ragazzino, una competenza, perché poi dove non era preparato ha studiato, insomma tu continui la tua preparazione personale costantemente, ed è una persona che qualche guaio l'ha anche avuto e l'ha superato, un periodo devo dire che ci ha fatto un pochettino preoccupare per problemi di salute. Che è successo, Filippo? Beh, un'esperienza molto negativa, molto brutta, però anche quella utile forse. 60 giorni di ospedale ti cambiano un po', perché a un certo punto ti rendi conto di quanto è difficile la vita e di quanto siamo fragili anche, perché basta poco per ritrovarsi sul letto di ospedale, perdere 22 kg e non trovare le forze di reagire, di alzarsi in piedi. Io però sicuramente la forza più grande l'ho trovata in mia madre, che in fondo al letto non mi ha mai lasciato un minuto da solo e ha veramente combattuto insieme a me questa battaglia che abbiamo vinto. E quindi devo dire che la forza di una madre ti restituisce, anzi mi sentivo più fragile io, più forte, tu che... sì, più forte di quella fragilità sua che era lì, che combatteva per me, ma insomma con tutte le sue forze, con tutta la sua voglia di pregare, di accarezzarmi le gambe quando potevo, di motivarmi, di aiutarmi a respirare. È stato veramente un grande esempio per me, mia madre. Tu quando ti sei sentito male, si è capito subito che problema avevi, oppure hai avuto dei giorni? No, ho avuto tanti che, ingressi in ospedale senza capire che cosa stesse accadendo. E poi devo dire, mi piace anche citarlo, che mentre uscivamo dall'ospedale per l'ennesima volta senza aver compreso bene il problema, incontrai Carlo De Santis. Altro personaggio, grande personaggio, un altro che mi ha sempre raccomandato per le cose buone. No, Carlo De Santis ha raccomandato Mezzatermo, perché era una persona, qualunque problema di salute, dottor, guarda, mi fa male, ci penso io, ti dimmi che c'è, no, ma niente, vattene alla casa, tranquillo. Cioè, una lui mi ha guardato negli occhi, Carlo, il dottore, e ti ha fatto la diagnosi. E mi ha detto, c'è qualche cosa che dobbiamo indagare meglio, entra dietro, torna con me. Mi ha portato, è un dottor House, un grande, Carlo De Santis, sì. Mi ha portato da allora dottor De Egidio, che era la TAC, era sotto a fare questa immediata visita, e mi ricordo che la notte chiamarono De Berardis, che era il chirurgo oncologico, il primario di chirurgia oncologica, e Berardo De Berardis, che dentro questo ascensore, eravamo in tre, questo ascensore piccolo, quello interno, di notte, mi disse, non ti preoccupare, facciamo un piccolo, tre buchetti, in laparoscopia e risolviamo il problema. In realtà poi mi sono svegliato qualche giorno dopo con un taglio molto più importante e con una situazione più complessa, perché avevo avuto anche un'allergia all'anestesia, uno shock, e quindi avevo fatto
un po', avevo avuto problemi, li ho avuti per tanti giorni successivi, anche perché non ho potuto fare nessun tipo di antidolorifico con un taglio significativo, con perché intubato. Tu avevi problemi di reazione allergica? Di reazioni allergiche, sì, e che poi mi sono portato dietro anche, insomma, adesso con problemi un po' più seri. No, un po' più seri, perché comunque l'allergia ti porta ad avere degli shock che se non intervieni immediatamente rischi anche di morire, no? E quindi è veramente complessa come situazione. Ricordo però anche in quella occasione la processione di gente che è venuta a trovarmi. E devo dire, quando stai male non vuoi vedere nessuno, però poi ti accorgi che tutta quella gente viene perché ci tiene a darti un conforto, no? E quindi penso anche che gli occhi di tanta gente mi vedono come una persona amica, positiva, no? Dal cuore buono, e quello ti restituisce anche delle critiche, perché poi le critiche sono anche normali, dovute al fatto che tu sei esposto, sei una persona in vista, sei una persona, hai detto prima, la gente ti vede come una persona di potere, e Donenzo diceva il potere di fare le cose, di poterle fare per gli altri, questo è il vero potere, però è vero che il ruolo ti restituisce il potere, ma quando il ruolo è importante, io dico, io ho dato potere al ruolo che ho avuto, e questo forse è una grande forza, perché come dire, solo il lavoro onesto e corretto lo può restituire in termini proprio di forza. Dunque tu non ti senti un uomo di potere? No, non di potere, di poter fare le cose sì, di aiutare tante persone a farle, a realizzare qualche soddisfazione. Adesso che parlo mi viene in mente Salini, perché poi era lui che aveva le chicche migliori, lui, ma anche Gian Domenico Di Sante, per esempio, perché io ovviamente... Tu sei stato un uomo molto amato anche da Gian Domenico Di Sante, il presidente mi voleva bene. Mi ricordo che spesso mi lasciava dentro le stanze sue del mobilificio quando aveva centinaia di persone da ricevere, e se ne dimenticava che io stavo lì dentro. Allora apriva la porta e diceva: ma tu ancora esisti? E io gli dicevo: sì, presidente, mi metto ad aspettarti. E poi facevamo lunghissime chiacchierate dentro quella sua stanza. Non so, avrò oltre 500 penne da lui regalati, libri migliori, ma non solo questa sua modalità, che era un modo anche, no, per restituire l'accoglienza e l'amicizia, ma lui mi ha sempre consigliato per il bene. E mi disse una cosa che è rimasta sempre per me importante come massima. Dice: io ho fatto tante cose nella vita, ho avuto tanto successo in termini di incarichi, e ho fatto tutto quello che potevo fare, però rimanendo sempre al limite. Cioè, questa riga sottile tu te la devi dare, è il limite, ci puoi camminare pure sopra, mi disse, ci puoi camminare anche sopra, ma non devi mai superare quel limite. Ed è stato importante in alcune occasioni ricordarsi che c'è un limite nelle cose, nel bene e nel male c'è sempre un limite da rispettare. Tu le persone che ci stai ricordando, no, le hai scelte o loro hanno scelto te? Nel senso, come Salini è più facile capire come l'hai trovato sulla tua strada, perché venite dallo stesso territorio. Gian Domenico Di Sante, Don Enzo Chiarini, cioè qual è stato Donenzo, il momento? Don Enzo è stata una scintilla di Facebook, perché io volevo andare, dopo questa operazione, volevo fare qualcosa in Brasile, dove avevo adottato un bambino con ActionAid da tanti anni, e lo volevo andare a conoscere. E Don Enzo mi disse: ma che vai giù, questi sono tutte, c'è un'associazione così importante in Abruzzo, e mi scrisse, perché io avevo fatto un'intervista a lui per un pozzo in provincia che aveva realizzato, sempre in Africa, e mi disse: domenica vieni a San Pietro e ne parliamo. Io andai, c'erano 30 persone sedute a un tavolo a mangiare, di tutte le nazionalità, di tutte le estrazioni sociali, e Don Enzo si alzò in piedi e disse: accogliamo Filippo Lucci con un applauso, perché mercoledì verrà con me in Burundi. Io la prima volta che lo conoscevo di persona dopo quell'intervista, e Burundi, non sapevo manco dove si trovasse questo posto, fece l'applauso e gli disse: Don Enzo, ma io non ho il visto per venire, non ho nulla, non ci sono organizzato, ci penso io, sono partito senza visto, sono andato in Burundi quel mercoledì, sono rimasto un mese e mezzo, e poi è durata no, scusa, per sempre, fino alla sua morte. Non avevi paura di andare in un posto così lontano dopo i problemi di salute che aveva avuto lì? Io sono stata in Africa, un po' ci pensavo. Lì la sanità è particolare assai, insomma. Io quando andai per vacanza e vedevo i luoghi sanitari mi sono detta: oddio, speriamo che non mi succeda niente, perché era più forte la voglia di andare che la paura, no, dei pericoli, di tanti pericoli, tanti problemi. E ho avuto ragione, perché poi
difficoltà non ne ho mai avute ed è stato bellissimo sempre. Don Enzo travolgente, nella simpatia, nell'amore che aveva giù dalle persone. Noi quando passavamo con la macchina e ci fermavamo, Don Enzo era praticamente invaso da persone, da bambini, da famiglie che lo ringraziavano, lo salutavano, gli volevano dare le cose da mangiare, loro a lui, quindi... Che bello. Unico come... Torni, sì, come appena ti sbloccano. Appena ti possibile sbloccano. Torno, insomma, devo tornare. Devi tornare. Filippo Lucci, la vita privata, ne vogliamo parlare? Ah, un periodo molto positivo, molto bello, perché lo so, da per un anno e mezzo ho conosciuto questa ragazza e grazie anche al mio Marica. Amico Tommaso Navarra, perché lui, lei fa pratica, Marica fa pratica dall'avvocato Navarra. E quindi Tommaso è stato quello che ci è riuscito anche a, diciamo, a farci frequentare un po', perché lei all'inizio era diffidente e devo dire che ho scoperto una ragazza bellissima che mi sta migliorando e che mi sta sicuramente dando un periodo di tranquillità, di soddisfazione, anche di vedere le cose del mondo con un occhio differente, di una ragazza un po' più giovane di me che quindi ha grande entusiasmo di vivere la vita quotidianamente, dalle piccole alle grandi cose, quindi veramente sono contento. Sei uno che continua nei suoi viaggi di piacere, di lavoro, di interesse, di relax, no? Non mi fermo mai, è io vero. Dico, ma forse questo è tipico del Sagittario, mi dicono, ma io... Tu lo sai che anche questo può suscitare un po' di invidia, perché qualcuno può dire, Filippo Lucci, perché va sempre in giro? Come fa? È bello, è viaggiare è la cosa su cui bisogna investire, è un investimento proprio, bisogna magari limitarsi in qualcos'altro, ma viaggiare è molto importante. E poi a volte, sai, io sono un grande comunicatore, dico, a volte comunicare le cose che si fanno in un certo modo esprimono anche una forza differente, quindi gli occhi delle persone che guardano, ecco, si stupiscono di come le racconti, dei posti dove vai, però è veramente importante viaggiare, perché conoscere persone, vedere le cose del mondo, ti fanno crescere come persona proprio, come essere umano. Il posto più bello umano. Dove sei stato, quello che... Lasciamo il Burundi perché è scontato che tu mi dica il Burundi. Quello no, perché quello non è solo un posto, quello è un luogo dell'anima per te. Dunque un posto... A me piace moltissimo New York, perché penso sia una città così cosmopolita, così aperta al mondo, così piena di esperienze, di luci, di colori, di musica, di culture differenti. Sono proprio innamorato di questa città. E ci sono stato soltanto 2 volte, però anche con periodi più lunghi, e penso che sia la città dove tornerò presto, perché ne ho necessità, ne ho proprio bisogno di viverla. È bellissima New York. E poi tra un viaggio e l'altro Bisenti, sì. Che poi si torna sempre lì. Da dove siamo partiti anche con questa intervista, torniamo. Io realmente sto bene quando sto a Bisenti, cioè quando devo scegliere un posto per stare bene, in tranquillità, in relax, vedere le persone che poi... Non c'è una persona di Bisenti che non conosca io, che non ti conosce, che non conosce i tuoi limiti, non conosce il tuo percorso, ecco, loro, bisognerebbe intervistare loro per dire chi è Filippo Lucci, perché loro lo sanno molto più di me. E le signore che mi ammassano la pasta quando torno e me la portano a casa perché sanno che mi piace no, quel tipo di pasta, con quelle mani che hanno lavorato una vita, con quegli sguardi, con quegli occhi, io mi sento a volte anche troppo coccolato, nel senso forse troppo per quello che io faccio per loro, però, per quello che sono, no, a volte mi chiedo, ma veramente sono così? Cioè mi vedono così? Mi vedono così, ma lo so, no? Forse, non so, forse esagerato, forse non me lo merito, no? Questo è proprio la forza del paese. Molto spesso il tuo nome è uscito accostato alla politica, mi spiego meglio. Filippo Lucci, io mi piace fare le domande facendo un po', cioè riportando la voce del popolo, non sì. Faccio la domanda diretta, perché tanto le cose che sento io le senti anche tu. No? Filippo Lucci ha tutta questa visibilità perché si vuole candidare di qua, si vuole candidare di là, di su, di giù. Le domande sono 2. 1, ci hai mai pensato a candidarti? 2, qualcuno te l'ha mai chiesto? Sì, ho pensato tante volte, me l'hanno chiesto in tanti.
Non ho mai organizzato non me lo sono mai dato come obiettivo, però ho sempre accarezzato questo bisogno, perché io dico che la passione del giornalismo mi è arrivata dopo quella della politica. Prima ero già impegnato e interessato alle cose della politica e poi ho capito che potevo essere nel punto più vicino della politica nel raccontarla, e quindi questo è stata la differenza. E ricordo comunque, tra chi mi ha chiesto di candidarmi, sicuramente il momento più importante, perché forse avevo una grande visibilità, una grande forza mediatica, il presidente D'Alfonso, quando si candidò presidente della regione, mi chiese di candidarmi e mi ricordo fece uscire anche un articolo sulla stampa che insomma caldeggiava questa candidatura. E in quel momento io ero presidente del Corecom e, come sempre, è un'autorità indipendente, ho detto completare questo mandato. Mi è stato chiesto anche di recente come sindaco di Teramo, in realtà, e quindi, cioè come sindaco per le prossime amministrative, di questa partita, esatto. E non ho dato disponibilità. Beh, qui indagherei come giornalista in questo caso e non più come intervistatrice amica. Sì. Nell'ambito del centrodestra c'è stata qualche forza politica che mi ha chiesto, sia a Teramo che a Roma, da Roma, di candidarmi, di dare questa disponibilità. L'hai ovviamente data o non l'hai data? Per sondare ovviamente se il territorio e se le altre forze politiche potessero essere d'accordo. Non l'ho data perché penso che la candidatura a sindaco sia una candidatura che debba nascere da un altro tipo di percorso e di esperienza. E questo non vuol dire che, come dire, non si può scegliere all'ultimo minuto di fare il candidato sindaco, però penso che sia frutto di un'altra esperienza. Io non penso per i prossimi appuntamenti elettorali di essere candidato, perché bisogna avere forse un percorso più lungo. Però la politica è nel tuo futuro. Assolutamente, mi piace tantissimo, la seguo. Poi secondo me tu hai le caratteristiche, insomma, per fare politica. Vorrei impegnarmi prima o poi anche per prendere una posizione pubblica. Io ho le mie idee, però a un certo punto bisogna anche esporsi e decidere di stare da una parte, dalla parte che si pensa essere quella giusta. Come ci vogliamo salutare, Filippo? Come ci vogliamo salutare? Intanto, mentre parlavamo, mi interrogavo su questa intervista e sull'esito, perché io sono molto autocritico. Però dico sempre che non mi sono risparmiato nelle cose. E seppur ho tante remore su come sono oggi, ho tanti dubbi sui miei comportamenti, però dico anche che ho vissuto una vita bella fino ad oggi, bella, piena di cose importanti, di cose difficili, ma anche di cose di grande soddisfazione. Quindi bisogna solo ringraziare non solo chi ti ha concesso di viverla, ma anche tutte le persone che ho incontrato nel cammino, perché tutte quante mi hanno dato qualcosa. E quindi davvero dico grazie a tutti. Grazie, ti voglio. Grazie a te. Grazie. Un bacio. Oh, grazie di cuore, oh. Filippo, davvero, e complimenti, in bocca al lupo per tutto. Scusami, anche per essere stato annoverato tra quelli che tu hai intervistato e che quindi hanno il merito e il diritto di raccontarsi. Allora, premesso che hai degli incarichi per cui sei un personaggio pubblico e la gente ti conosce, ed è bello far conoscere le persone che in qualche modo la gente comune, diciamo così, vede. Ma poi te lo meriti, perché tu hai una vita al di là di quella pubblica. Io che ti conosco da sempre, conosco la tua famiglia, tra l'altro un'altra persona che si deve raccontare, però lui sta a Bisenti, è un po' più difficile da raggiungere, è assolutamente il mito di tuo padre, per cui lui lo sa. Vi aspetto. Assolutamente sì, e noi andremo dentro la TV ad intervistarlo. No, chiudevo dicendo, io conosco la tua vita, il tuo percorso, la tua vita privata, cioè Filippo Luce non è proprio quello che la gente vede e che immagina, no, magari una persona di potere, no, con un'ambizione che lui stesso ha confessato. Filippo è una brava persona, un bravo ragazzo che veramente ha fatto una bella gavetta e che, come avete sentito, insomma, qualche guaio nella vita l'ha avuto, l'ha superato, però eccolo qui, è una persona positiva e si merita tutto quello che sta avendo e anche di più, secondo me. Qui esce fuori l'amica che prende posizione. Grazie Filippo. Grazie. Davvero, grazie di cuore e buon Natale. Buone feste. Sì, grazie. Auguri. Grazie anche a voi per l'attenzione, e approfittiamo anche noi con questa trasmissione per farvi gli auguri di buon Natale. Arrivederci alla prossima settimana.